Ciao a tutti da streamhardware.com. Quest'oggi facciamo vedere l'unboxing della nuova Asus GTX 780T. Scheda grafica di fascia altissima da parte di Nvidia, in questo caso customizzata da Asus. Come possiamo vedere, la scatola nella parte frontale presenta un'immagine della scheda e alcune caratteristiche della scheda stessa. In questo caso abbiamo una scheda overclockata di fabbrica, abbiamo a disposizione 3 GB di RAM e la sezione di VRM di alimentazione consiste in 10 fasi VRM controllati da un controller DG Plus. La parte posteriore troviamo sempre un'immagine della scheda, specificate l'uscita e video della scheda. E alcune didascalie che ci spiegano le caratteristiche tecniche di questo prodotto. Sotto troviamo i requisiti di sistema minimi e in basso a destra sono specificati i 3 anni di garanzia. Apriamo la scatola. Allora, al di sotto dell'involucro esterno troviamo una scatola in colore nero con il logo Asus dorato posto centralmente. Aprendo troviamo la scatola degli accessori, il bundle che accompagna questa scheda è composto da un adattatore 2 6 pin a un 8 pin. E sticker dorati da applicare sulla scheda, sticker di colore rosso da applicare sempre sulla scheda, e CD driver e software e manualistica per l'installazione rapida. Togliamo tutto e vi mostriamo la scheda. Qui la scheda. Allora, mettiamo a fuoco. Come possiamo vedere, la scheda non presenta gli sticker preapplicati di fabbrica, in quanto Asus, come abbiamo visto, ce li fornisce in bundle, quindi possiamo decidere quale colore applicare. Inoltre, la cover del dissipatore della scheda è in metallo e non in plastica. Quindi un valore aggiunto a questa scheda e notiamo a primo impatto che le ventole sono di tipologia diversa. La prima ventola, questa qui, l'abbiamo vista per la prima volta sull'Asus GTX 670 Mini. Le ventole sono da 90 mm e vanno a raffreddare il radiatore sottostante in lamelle d'alluminio che possiede inoltre 5 heat pipes di diametro diverso. Queste due da 8 mm, quelle sottostanti da 6 e superiormente ne abbiamo una da 10, sono in rame e nichelate. E superiormente, un attimo a fuoco, ok, troviamo l'heat pipe da 10 mm, una staffa in metallo di colore nero che dà rigidità alla scheda, in quanto il dissipatore, essendo custom, è molto corposo e pesante, potrebbe far piegare il PCB. Quindi questo evita questo stress del PCB. Poi troviamo il nome del dissipatore, Direct CO2, e i due connettori di alimentazione 8 pin. E inoltre i due connettori per mettere più schede in parallelo. Nella parte posteriore troviamo un backplate in alluminio spazzolato di colore nero, con al di sopra stampate il logo Asus e il nome del dissipatore custom. Come possiamo vedere, non è presente un bollino di garanzia su una delle viti posteriore, quindi possiamo cambiare pasta termica, dissipatore o addirittura mettere un waterblock di terze parti senza perdere la garanzia. Come possiamo vedere, nella parte finale del PCB
Troviamo i punti di misurazione del voltaggio e null'altro. Allora, come uscite video, un attimo a fuoco, ok. Abbiamo DisplayPort HDMI, DVI e DVD. La DVI è utile per collegare tramite un adattatore DVI VGA questa scheda a monitor compatibili solamente con VGA. Come possiamo vedere, inoltre, il PCB è custom anche perché ha dimensioni maggiori rispetto allo standard reference. Quindi dobbiamo assicurarci che il nostro case possa ospitare questa scheda anche in altezza e non solo in lunghezza. Come abbiamo detto, questa scheda dispone 10 fasi VRM, quindi ci aspettiamo anche buoni doti in overclock. Per questo video unboxing e questa piccola video preview è tutto. Vi rimandiamo ai prossimi video unboxing e la recensione completa che troverete sul nostro portale, e che linkeremo successivamente anche al di sotto di questo video. Vi saluto e vi rimando ai prossimi video. Ciao!